Amici del campionato universitario, buonasera. Immagini che vi giungono dall'Aforese Bridge per l'incontro della terza giornata di Lega Calcio Statale fra Aston Villa, FC e i Fioi. Andiamo con le formazioni schierate in campo, cominciando dall'Aston Villa in maglia arancione, numero 1 Caccia, 7 Citterio, 10 Corso, il numero 8 Citterio Marco, il 18 Novi, 6 Pavanati, 21 Persico, 3 Zamuner. Rispondono i Fioi con il numero 4 Bocchil, 2 Brunello, 77 Cabria, 89 Casarico, 7 Fiori, 6 Pallavicini, 23 Sidran, 10 Stevenin, 9 Torchio, 8 Vescia, 21 Danna. Al terzo minuto passano in vantaggio i Fioi con la rete di Danna in pallonetto che supera il portiere Caccia. Quindi 1-0 per i Fioi che in classifica sono ancora a 0 punti, come anche Aston Villa. Sono due formazioni che hanno disputato un solo incontro finora e quindi cercano i primi punti del loro campionato in questa Lega Calcio Statale che è giunta alla terza giornata. Una buona opportunità per Aston Villa, costretta a inseguire fin dai primi minuti, si libera ottimamente e trova un gol meraviglioso Stevenin, un tiro a giro sul secondo palo che non lascia scampo a Caccia, quindi 2-0 per i Fioi. Corso, pallone in profondità, trova libero per il pallonetto che non entra per un soffio, salvataggio sulla linea, su tiro, ancora un'opportunità e arriva la rete al secondo tentativo, Novi trova il gol, quindi accorcia le distanze con Novi, Aston Villa. Danna, tutto da rifare per Aston Villa, ma la palla è già in zona offensiva per gli arancioni che insistono. Altra conclusione, altro intervento di Casarico che si sta ergendo a protagonista in questi minuti. Si chiude il triangolo, ancora una volta uscita bassa di Casarico sui piedi di Lombardi. E questa volta è il collega Caccia che deve intervenire di piede. Occasione da una parte e dall'altra in questo finale di primo tempo. E Novi che va col tiro a giro parato dalla difesa dei Fioi che si chiudono. Tutto solo al centro del campo Persico. C'è spazio per la conclusione. Questa è una grandissima parata di Casarico che devia sul palo. Finisce il primo tempo sul risultato di 2-1 per i Fioi, grazie alle reti di Danna e Stevenin per Aston Villa ha accorciato le distanze Novi. Sta per riprendere il gioco, secondo tempo dell'incontro della terza giornata di Lega Calcio Statale, campionato universitario, si sfidano Aston Villa in maglia arancione e i Fioi maglia bianca, conducono questi ultimi per 2-1 dopo un primo tempo ricco di occasioni da entrambe le parti, squadre che sono alla ricerca dei primi punti in classifica dopo aver perso entrambe al primo turno. A centrocampo però intercetta il giocatore dei Fioi, gran parata doppia di Caccia, occasione per i Fioi, lo chiama e lo riceve Lombardi, Citterio, tiro deviato e gol di Citterio, deviato ma il gol è suo, tiro dalla distanza, grandissimo gol, Aston Villa passa in vantaggio con la rete di Novi, un tiro bellissimo che si è infilato sul secondo palo, uno spiovente. Chiama il pallone Novi che viene servito, lo stop non è preciso, ma ancora in possesso di palla il numero 18. Novi attende un compagno che non arriva, il pallone esce di un soffio. Comunque, grande occasione ancora una volta per Novi. Passaggio di Vescia non raggiunge Sidran. Interviene in uscita Caccia. Finisce qui. Aston Villa batte Fioi per 3-2, guadagna i primi 3 punti in Lega Calcio Statale. Vittoria meritata quella degli arancioni che hanno mantenuto la supremazia territoriale per quasi tutto l'incontro. I Fioi hanno avuto le loro opportunità, ma tutto sommato il 3-2
rispecchia quello che è l'andamento della partita. È tutto da Forese Bridge, buon proseguimento di serata.